Un autotrasportatore è stato rapinato lunedì scorso vicino Cerignola nel Foggiano. Due uomini con passamontagna armati di fucile, dopo averlo immobilizzato, si sono portati via circa 11.000 euro. L'uomo era alla guida di un tir di frutta e verdura. I malviventi avevano individuato il loro obiettivo già da alcuni minuti, secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia stradale e almeno per ciò che concerne il commissariato di pubblica sicurezza Ofantino a cui è delegato le indagini. Questi, secondo i primi accertamenti fatti, e tra l'altro la strada era una strada extraurbana e che non aveva telecamere di videosorveglianza.